Allora, scusate se la qualità del video fa schifo, è solamente che purtroppo sul telefono non c'è più spazio e devo registrare a forza così. Quindi scusate se si vedrà male l'episodio, ma non ci posso fare niente, quindi godetevelo così. Life begins after school. That's when we bend all the rules. Time to hang with all my friends. We like to be together in a place where we belong. I'm 16, starting to find my way. Got a new job, gonna start at the mall today. Thank God I'm on my own for the first time. I'm 16, life is sweet when you're growing up so fast. You gotta make the good times last. Che bello, ho aspirato l'ultima briciola di polvere. Vediamo un po', c'ho qualche video da fare? No. Beh, mi sa che dovrò fare un video a caso. Vediamo un po', cosa posso fare? L'esplorazione della casa? No. La vendita del cane? No. Bruciare un albero? Manco per scherzo. Non lo so. Allora, una canzone. Mi viene in mente una canzone. E qua davanti c'è un aspirapolvere. Ah, sì, giusto, so quello che devo fare. L'aspirapolvere è un capolavoro. L'aspirapolvere è bellissimo. Puoi aspirare la i miei piedi sul pavimento. Questo aspirapolvere è un capo, un lavoro. Questo aspirapolvere si merita di meglio. Le diamo un applauso a questo aspirapolvere bellissimo, bellissimo. E qui si dice e vediamo se fa successo questo video. 3 secondi dopo, com'è possibile che questo video in soli 3 minuti ha raggiunto 138 visualizzazioni? Spero che non mi chiamano per Sanremo. Ma che cazzo? Salve, io mi chiamo Amadeus. E voglio fargli una domanda. Lei vuole partecipare al Festival di Sanremo 2024? Sì, perché no, signora Amadeus? Bene, allora ci vediamo stasera alle ore 17 di notte. Va bene, ci vediamo. Ciao! Perché ho deciso di partecipare a Sanremo? Io non ho mai cantato canzoni inedite, a parte quella dell'aspirapolvere, mo che cosa canto? Cosa succede, Francesco? Ciao Ryan. Cosa succede, Francesco? Perché stai pensando? Oggi devo andare al Festival di Sanremo 2024. Sì? E quindi cosa c'è di male? Cosa c'è di male? Il problema è che io non ho mai cantato una canzone d'identità a parte quella dell'aspirapolvere. E quindi te ne inventi una? Sì, ma farò di sicuro un plagio. Ascoltami, tu non devi piangere, tu potresti fare un'altra cosa. Potresti chiamare uno che ti fa credere che non è che uno che ti fa scomparire i ricordi e te ne fa avere altri. E poi quando hai finito tutto, li rifai tornare la memoria. Ma sta roba. Non posso farle, è illegale. Oh. Allora tu domani canterai una canzone
il giorno dopo tu andrai a cantare quella canzone. Tu devi solamente pensare alla canzone. Non è difficile. Anche io ci sono partecipato una volta. Ah, davvero? Sì. Negli universi di Polo Polo New, mi ricordo. Vabbè, saremo di Polo Polo New. Allora, tu andrai e vincerai. Quella sera... Allora, ragazzi, siamo in diretta? Aspetto un attimo che finisce la pubblicità e siamo subito in diretta. Salve a tutti, ragazzi. E benvenuti in questo nuovo Sanremo 2024. Oggi siamo qui per provare le nuove canzoni. Allora, oggi andranno in competizione il ragazzo Francesco e la maiala Peppa. E andiamo con il ragazzo Francesco. E dai, Francesco, vai! No, non ci voglio andare, Ryan! Oh, sono in diretta? Vabbè. Ok, ragazzi, adesso canterò una canzone che è Rivoluzione il mondo. Ok, ragazzi, andiamo con la canzone. Canta Francesco, dirige l'orchestra per Sticchio e Francesco canta... Non so come si chiama la canzone. Scusate, ho chiesto adesso e si chiama E vai di Francesco. E Francesco canta E vai di Francesco. Dai, su, canta. Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu. V'è tempo col respiro e se corri ne avrai di più. Ma se morirò da giovane spero che sia da ridere. Mi han detto se ti senti così vivo non guardare indietro mai e vai Non guardare indietro mai e vai Non guardare indietro e vai Mi han detto punta al sole ma non come Icaro. Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo. Ma se morirò da giovane qualcosa avrò da scrivere. Mi han detto aspetta che arrivi il mattino, dopo prendi tutto e vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Questo qua di Dial, quasi stato eliminato. Mi han detto tempo al tempo e non avere fretta più. Ricordo che cantavo lì disteso nel letto, sognandomi cantare ma dentro un palazzetto. Provo a seguire il vento ma se va fuori rotta punterò il cielo aperto e vedo dove mi porta. Perché anche se non sai dove vai, l'importante è solo che vai, che vai, che vai. Ascolta, lei farà vincere il mio amico Francesco, altrimenti chiamerò la polizia, il giraffone poliziotto e Apple e Onion che fanno sempre parte della polizia. Va bene, faccio vincere Francesco. Ovviamente scherzavo, non lo farò mai vincere quel pervertito senza padre. Ehi, brutto sacco pieno di popò che non ha mai fatto la cacca in vita sua, lui ce l'ha. Ma dove cacchio è andato, mo? Lendicchio, non devi far vincere Francesco, devi far vincere Peppa Pig. Che non ha ancora cantato, ma almeno canterà una canzone inedita. Va bene. No, non ve lo farò mai fare, Francesco è mio amico e non voglio che lo fate eliminare. Fa niente, tanto la canzone è finita e il vincitore sarà annuato adesso. Dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Ho cantato la mia canzone, sì, che bello, sì. Abbiamo qua il vincitore. E il vincitore di questa edizione di Sanremo è... Non ci posso credere! Francesco! Sì, ho vinto! Non è giusto! Non è giusto! È una truffa! È una truffa! È una truffa! Portatelo via! Portatelo via! Tu che cacchio gli fai applausi? Portalo via! Portalo via! Porta via sto pervertito! Portalo via! Portalo via! Thank you.
Life begins after school. That's when we bend all the rules. Time to hang with all my friends. We like to be together in a place where we belong. I'm 16, starting to find my way. Got a new job, gonna start at the mall today. Thank God I'm on my own for the first time. I'm 16, life is sweet when you're growing up so fast. You gotta make the good times last.